Buonasera a tutti e bentrovati. Prima di iniziare vorrei ringraziare tutti gli amici che schierandosi apertamente mi hanno dimostrato stima, affetto e affiatamento in tutto questo periodo. Ma ringrazio anche quegli amici che per altri motivi sono schierati dall'altra parte. Mi hanno fatto capire tanto. Un ringraziamento particolare sentito va ai promotori di questa splendida iniziativa, a coloro che hanno contribuito alla nascita del gruppo Uniti per Valle Saccarda e a tutti i nostri sostenitori che contribuiranno a farci vincere le elezioni del 6 e del 7 giugno. La campagna elettorale questa sera è giunta al capolinea. Noi siamo molto soddisfatti di averla portata avanti in modo semplice, concreto e pulito. Non abbiamo mai fatto false promesse, menzogne, solo per accaparrarci qualche voto. Questo per noi significherebbe tradire noi stessi ed il nostro popolo. E da Valle Saccardese vi assicuro che questo non è nella nostra concezione. Perché il nostro primo valore è stato, è e sarà sempre l'onestà. Il nostro gruppo è come un sistema aperto e dinamico, inteso in senso lato come un insieme di elementi interdipendenti che con equilibrio ed orientamento cercherà di perseguire il fine comune in termini di efficacia, vale a dire il raggiungimento degli obiettivi, e soprattutto di efficienza, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo. La volta scorsa ho parlato degli sprechi che ci sono all'interno del nostro Paese e rinnovo il nostro impegno per la riduzione degli sprechi. Il nostro Paese dovrebbe essere come la nostra seconda casa. Uscendo da una stanza noi spegniamo la luce, dopo aver usato l'acqua chiudiamo il rubinetto. E se ci sono perdite le ripariamo. Se dobbiamo fare un acquisto valutiamo l'effettiva utilità e casomai vediamo se possiamo risparmiare. Questo noi lo faremo anche con Valle Saccarda. Il nostro impegno sarà rivolto soprattutto al sociale. Adotteremo la politica delle cose utili. Non costruiremo parcheggi dove non ci sono macchine da parcheggiare. Non faremo costruire strade che portano da nessuna parte e non adegueremo edifici che poi dovranno restare chiusi, ma ci concentreremo su ciò che ci chiederà la gente. Non decideremo da soli, perché come già detto la nostra sarà un'amministrazione di continuo confronto con voi ed è proprio nel confronto che individueremo gli obiettivi da raggiungere e le scelte strategiche da perseguire. Credo che la gestione di un paese sia un po' come la gestione di un'azienda, lo è, e l'unico vero obiettivo è la creazione di valore. Avremo delle entrate e delle uscite, e le uscite da domani, anzi da lunedì, potranno essere scritte nel bilancio come investimenti per il futuro mirati alla crescita del paese e dei suoi abitanti, di tutti gli abitanti. In modo da creare economia e far nascere quel circolo virtuoso che consenta ai giovani di vivere qui. Nel nostro Paese ci sono tante risorse e opportunità. Noi cercheremo di valorizzare quelle offuscate e di rafforzare quelle già esistenti, in primis il settore primario. Ora mi collego a quanto detto nello scorso intervento. Io ho parlato di una persona che ha fatto la storia di Valle Saccarda, la storia della politica di Valle Saccarda, ma questa persona ha anche fatto tanta gente che insinua ad essere la storia. La storia siamo noi, padri e figli, o figli e padri nel mio caso. La storia onesta e corretta, la storia vera, ma soprattutto siamo ciò che continuerà ad essere la storia, perché noi siamo anche il futuro, in quanto, come ben tutti sapete, un solo schieramento trionferà, il nostro.
Concludo invitando le persone che sono un po' distanti da questo palco a decidere ed elaborare con la propria testa. E vi saluto facendovi notare che il 2 è soprattutto il simbolo del secondo posto. Quindi vi chiedo liberamente di votare la lista numero 1 Uniti per Valle Saccarda. Grazie, grazie. Passo la parola ad Amalia Cipriano. Grazie e buonasera.